Grazie Presidente. Come ha correttamente detto l'Assessore nel suo intervento, questo documento è stato anche oggetto della Commissione che presiedo per l'espressione di parere che è stato espresso dai consiglieri di maggioranza, ovviamente con parere favorevole. Questo documento è un atto che è previsto dai regolamenti, dalla legge, dallo Statuto, e mette il punto a metà dell'esercizio 2017 su quello che è praticamente l'andamento rispetto alle indicazioni che sono state date in termini di attuazione del programma da parte degli uffici. È vero, è un documento corposo. È un documento corposo perché l'amministrazione di Roma Capitale è un'amministrazione estremamente articolata, complessa. Ricordiamo i numerosi dipartimenti, ricordiamo poi il fatto che i 15 municipi rappresentano delle amministrazioni che in base al decentramento agiscono per alcuni aspetti in regime di autonomia e responsabilità su determinati aspetti che ovviamente non sto qui a ricordare perché noti a tutti i consiglieri. Che cosa c'è scritto in questo documento? Ci sono scritte degli aspetti ovviamente che possono andare sia dal punto di vista tecnico alla rappresentazione di quelli che sono stati gli interventi in questo periodo per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa. Ricordiamo, questo citerei prima di tutti, il lavoro che sta facendo l'assessora Marzano sulla riorganizzazione dei procedimenti amministrativi relativamente anche al supporto informatico e quindi anche all'introduzione degli strumenti. È chiaro che su determinate cose serve del tempo, perché al contrario di come avveniva in passato ed è scritto in questo documento, uno degli indirizzi fondamentali di questa amministrazione è stato quello di ritornare al rispetto dei regolamenti, ciò che è previsto dal codice degli appalti per ciò che riguarda la realizzazione di bandi e gare di carattere europeo, soprattutto per le grandi infrastrutture, per i grandi progetti, quelli che ovviamente per esempio il Dipartimento Lavori Pubblici ha attuato con una gara europea di 12 lotti per la manutenzione delle strade, se non ricordo male, per una serie di interventi relativi alla manutenzione delle infrastrutture urbane. Sono tanti gli interventi che si possono citare e vorrei dire che una ricognizione sul lavoro dei dipartimenti è stata fatta già più volte da questa amministrazione, sia in fase di previsione, quando a novembre dello scorso anno con i dipartimenti della Commissione Bilancio sono state verificate lo stato delle necessità rispetto a quello che era il funzionamento del Dipartimento, rispetto alle competenze che gli vengono assegnate ovviamente dalla gestione amministrativa. Nonché, e questo ovviamente è un passo successivo a questo documento che è aggiornato al 30 giugno, tutto il lavoro che è stato fatto in fase di assestamento di bilancio, quando proprio relativamente all'andamento delle attività dei dipartimenti e dei municipi è stata svolta un'attività di ricognizione dalla Commissione e dall'Assessorato in funzione di quelle che sono le attività e la capacità di impegno delle varie strutture amministrative, dipartimenti e municipi compresi. Questo è un parametro assai fondamentale, perché il buon funzionamento, per centrare degli obiettivi, l'amministrazione stanzia dei fondi che debbono essere spesi per fare delle cose. Utilizzo un linguaggio semplice. Che cosa succede? Se l'amministrazione è capace di impegnare quei fondi e fare quelle cose, ha centrato già una buona parte degli obiettivi, perché è chiaro che quelle indicazioni trovano realizzazione poi nei progetti che vengono a loro volta nel tempo realizzati. Su questo specifico aspetto riscontrammo che, a parte qualche rara eccezione su cui già in fase di assestamento poi sono stati posti dei correttivi per la prosecuzione nell'ambito della gestione nel secondo semestre, al contrario di come avveniva in precedenza e anche per rispetto di quello che poi la nuova contabilità armonizzata prevede, cioè il fatto di dover spendere i fondi entro l'anno
di gestione, soprattutto anche nel rispetto di quelli che sono gli spazi di finanza, è stato riscontrato un notevole miglioramento nell'allineamento in termini di capacità di spesa dei dipartimenti e dei municipi rispetto ai fondi stanziati sui vari capitoli di spesa. Questo è un indicatore molto importante, perché ci fa capire che siamo sulla buona strada. È chiaro che c'è molto ancora da fare, soprattutto perché le procedure e il miglioramento di determinati processi amministrativi che sono iniziati in questo periodo devono trovare ulteriore realizzazione, sia nell'ambito del funzionamento interno, sia nel rapporto con i cittadini. Il fatto che sia in fase di rilascio, sia stato già prodotto nella sua versione beta un nuovo sito dell'amministrazione per permettere ai cittadini una consultazione più rapida, più efficiente, più vicina a quelle che sono le necessità, per appunto usufruire dei servizi che Roma Capitale mette a disposizione della cittadinanza, è un altro aspetto molto, molto importante, che troverà poi piano piano realizzazione nei prossimi mesi. Questo metodo e questa modalità di essere vicino agli uffici, sia in termini di apprezzamento del lavoro che fanno, sia in termini di correttivi nel momento in cui si ritiene che determinate procedure debbano essere al contrario migliorate e rese più efficienti, credo che sarà la caratteristica che porteremo avanti anche nel periodo che ci attende, sia adesso in una fase di revisione prima di novembre di quelle che sono le necessità delle varie strutture di Roma, dell'amministrazione di Roma Capitale, proprio per far fronte al fatto che la struttura è una struttura dinamica in termini di necessità, proprio perché nel tempo le cose possono cambiare e possono venire fuori nuove esigenze, sia in fase di previsione, per cui per ciò che riguarda poi il bilancio di previsione 2018-2020 che faremo nella parte finale dell'anno, questo sarà un metodo che, proprio recependo anche da quello che viene indicato in questo documento i punti che dobbiamo migliorare, sarà un ulteriore punto di partenza e di ulteriore rilancio di quella che sarà la gestione amministrativa per il triennio a venire. Grazie.